Passiamo alla Madonna puttana di Cosas. Comunque no, avevo detto no, che sti giorni sto a giocare a There Is No Light e pensavo di averci fatto tipo 10 ore, 12, ci ho fatte 30 quasi. Perché mi è piaciuto così tanto e non mi sono accorto del tempo che passava. Era tanto che non mi succedeva con un giochino. Però il livello 74. Mi chiedo se sia OP o se sto prendendo solo puttanate. Nice. Sì, cioè, capito? Cioè, comunque ha quasi 30 anni. Con tutta la vita che videogiochi, trovare un gioco che dici, oh cazzo, non mi sono accorto del tempo che passava, è tosta. Cioè, è difficile che succede, perché comunque. Parliamoci chiaro, o hai giocato quasi tutto, o molte cose le hai già viste. Quindi sono contento. Che poi è la stessa cosa dei Pokerog che mi succede. Però secondo me a Pokerog succede più perché per forza di cose ci vuole tempo per fare una run. È tipo Discovery in due, se, sotto questo punto di vista. Che tu giochi che ti fai una run, ma la tua run dura un boato perché. Allora, prima di andare, volevo andare al tempio per vedere se posso parlare con il re. Così mi levo questa cosa dal cazzo. E vedo se. È una mia paranoia. Vedo se è una mia paranoia o è vera come cosa da fare, se posso farla. Sì. No, no, ma. Non era di qua. Questo sempre presente a darmi manforte. Comunque c'è un ritardo tra. Quando ti dà l'esperienza e quando ammazzi la gente, che non ho compreso molto bene. Grande, Gabriele. Cioè, non deludi mai, guarda, veramente. Sei il più forte dei coglioni. Ma come cazzo ho fatto a non. E tra l'altro, come riarrivo lì senza morire? Perché mica ho capito dove sono caduto. Perfetta, era proprio la cosa più bella che poteva succedermi nella vita. Ah, perché ho fatto questo sperando di prendere qua. Parte che mo quest'arma ho trovato la definitive move da fare. Carichi queste. Fai un danno della Madonna e voli. Che poi moveset sono anche fighi, eh. Solo che non mi ricordo quale roba del primo se sono portati. Ho preso. No, no, piccate. Stra impiccate, amico mio. Non mi interessa proprio, mi dispiace. Dov'è la stanza del re? Mannaggia la capocchia di Cristo. Mi ricordo dov'era la stanza. Ma ce la facciamo a levarci dal cazzo? Madonna, è ingestibile sta cosa. Non era qua. Ma c'era pure lui qua. Come salgo là sopra? Ah sì, il famoso. Ma basta, bro, hai rotto il cazzo. Stai rompendo la cazza, dai. Forse stava qua. Ma avevo messo piede nel tempio all'11 prima d'ora. Ora che l'ho visto posso solo immaginare la sua gloria prima che cadesse in questo stato. È difficile vederla con questa neve, ma l'ultima dimora della stella cadente è la rupe sopra di noi, verso ovest. Ora
Vorrei andarci un giorno. Ce l'hai fatta, vero? Hai trovato la selva degli antichi. Che rivelazione! Beh, che gli dei ti proteggano dalle magie malvagie che la abitano. Io me ne torno alla vallata del Clemente. Ma cosa stai pensando? Hai i piedi nudi, però non c'entra niente col gioco. Cioè, quindi sto tizio era un NPC da portare nel cuore. E sta porta che non avevo mai aperto? Scioccami. Ma è inappellato, sì, non mo' culo, manco se me pagano. C'è pure che muoio se mi vogliono. Ma però se meno tra di loro i falliti del cazzo. Che avevo flashato un ventilatore. Perché ricordo molto prepotentemente una stanza qua sopra. Ah, ma c'era lui qua. Ma no, aspetta, ma si è spostato. Sì, prima non ci stava. Prima non ci stava qua, oh. Perché persisti, inquisitore? Ti stai impegnando ben oltre i tuoi doveri, ma cosa speri di ottenere? L'adorazione del tuo re? Non è che un guscio rotto, una carcassa in decomposizione. L'amore degli dei? Gli dei non ti amano, inquisitore. Traggono gioia da una cosa sola soltanto: la vostra sofferenza. Quelli che ti hanno preceduto, che rubarono l'albero antico che sorgeva su questo presunto luogo sacro, erano come te. Non fu il saccheggio del tempio a scatenare l'ira degli dei, né la carneficina dei devoti, e neppure il furto dell'albero che conduce alla mia selva. Alla mia selva? Quindi lui è un antico? Si infuriarono perché tutto avvenne in nome del re e non degli undici, e così li maledirono. Per loro i ladri hanno la stessa dignità di un insetto strisciante, condannati a vivere di briciole e scarti dalla società illuminata. È così che vi vedono, per loro sei un insetto, una pagliuzza senza alcun valore o potenziale. Domandati chi si è sacrificato davvero, Inquisitore, il tuo re, i tuoi dei, non saranno nemmeno il significato del termine. Se anche raggiungessi la selva degli antichi e trovassi il modo di rimediare a generazioni di sofferenze indicibili, gli dei te le restituirebbero centuplicate. L'albero antico è stato portato via, non so dove. Mi tranquillizza, se non altro, il fatto che chiunque vi si avvicini morirà. Le fiamme di Krexenar ti troveranno prima che tu trovi me, Inquisitore. Prima che tu trovi me. Ma quindi lui parla per nome dell'albero? E Krexenar l'ho comunque scoppiato, quindi sei un coglione, capocciate il cazzo. Oh, se n'è andato dei coglioni però il tizio, quindi buona. No, papà. Papà. Eh sì, amico mio, devi impiccare. Non sono in grado di farmi un piccolo segone. Oh, ma porco Dio, pure per aria, ma che schifo sta merdata. Ma ingestibile, oh. E poi sta cosa mi fa arrapare il pisello, non dico di no. Fluido neurale. Ma a me mi manca il pisello qua. Mai più, eh? Sono in grado di farmi un piccolo segone. Ma picca di coglione. Ah, forse è qua? Eccolo. Mi sono perso un dialogo, però, eh. Il set del re! Però non lo posso mettere, io so solo il principe, cazzo. Posso mettermelo? No. A parte armatura pesante classe 5, pide guardi. E mi protegge come una di classe leggera. Ma vabbè. Lo pesante corona d'oro incastonato di gemme brillanti, gli annali ricordano le magnanimità, la magnanimità con cui Re Fresh consentì ai miscredenti norreni di conservare le proprie usanze. Una mifica corazza silvana d'acciaio placcato d'oro si indossa sotto una ricercata tunica viola bordata di pelliccia rara ed esotica. Un paio di guanti d'arme silvani d'acciaio placcati in oro.
Molti hanno minacciato la pace del regno di Pietralatari. Un buon condottiero trova il giusto equilibrio, decidendo con buon senso quando mostrare clemenza o punire senza pietà. Un paio di scrigneri silvani d'acciaio placcai d'oro. Il regno di Pietralatari è vasto, ma il potere si concentra nella fortezza sulla costa sudorientale. Ci sta. Alfred queste cose le sapeva già, ovviamente, avendole vissute in quanto essere lui il re. Purtroppo gli ho detto cose che già sapeva. È stato un po' ridondante, mi dispiace, Freccia. Tra l'altro, porca puttana, stava letteralmente sotto al checkpoint. Io mi sono fatto. Non potevo anticiparti. E allora, vabbè, ma capisco che era. Poteva essere spoilers. Cioè, letteralmente ci ho avuto il cazzo di. Di checkpoint qui. E mi sono fatto un giro della Madonna e ce l'avevo letteralmente lì sotto. Ok, ora possiamo andare a farci quel livellino e tornare alla selva degli antichi Days. Quindi quella capoccia è di un antico? Gli hanno levato il corpo? L'ha perso, però non è morto comunque. Preferita. Ah, me ne servono tre. Io ce n'ho due. Quindi me ne serve Unas. Non sono in grado di farmi un bel segone. Ecco dove è arrivato. Accompagna un soldato stanco nel ritorno a Vallata del Clemente. Ha anche un achievement, carino. Questa non è certo casa mia, ma mi fa piacere tornarci. Questo micio iniziava davvero a mancarmi. L'ho chiamato Konos. Mi ha fatto piacere parlarti, accetto questo da parte mia. Blocco di cinerpio. Ah, ma cazzo è buono, sì. L'aria è davvero immobile, è come se il cielo stesso fosse in bilico sull'orlo di qualcosa di sublime. Cioè, sei partito tipo. C'è sta puzza di merda, è come se qualcuno avesse aperto le porte del paradiso. La frase è un po' ambigua, però vabbè. Selva degli Antichis. Il varco dello specchio attende. Siamo proprio agli sgoccioli. Ok. Allora, mi sembra di aver aperto lo shortcut qui. Però mi risulteas. Per la sinistra avevo aperto una porta che prima non potevo apriris. Quindi andiamo di qua. È strano comunque come se gli fai l'attacco in corsa leggero lo mandi via, se gli fai l'attacco in corsa pesante no. Tipo, oh? Cioè come, con quale criterios? Vai, entriamo qua. Cittadella celeste. Figo. Porco Dio. Ma è un mago lui? No, non sento. Non sento il battito. Ha fatto del male, mi ha fatto. Cioè, questo era un nemico normale di questo luogo. Va bene, dai. Preferita. Ma come nemmeno levandomi ti dai coglioni? Ah, così. Bello sto nemico. È così bello che fai. Ma che c'entra con questo? È proprio una palette colori diversa rispetto al resto del gioco. Molto strano. Mi è piaciuta sta Power Moves. Bello. Vabbè, però Dio mi vuole male. Perfetto, io ho premuto il roll e lui ha fatto l'attacco normale. No, sì, ma che cazzo è sto schifo, scusa, Non vuoi fare una cosa di quelle tre che ti ho detto di fare? Ok, e uno.
C'ha un tempo che passa dall'arco all'arma normale che fa male proprio. Dai, ma non penso bene fino a qua. Aspetta, adesso fa questo però. Sono andato a scrivere una canzone. Vabbè, però mi fai cacare, eh. Sta mossa è rotta, perché non l'ho fatta prima? E qua c'è la vera differenza tra il King e il Prince, ovviamente. Scordo le cose del gioco mentre le gioco, cioè. Pure There is no Light me lo sto giocando praticamente. Che uso metà delle mosse che potrei fare perché mi scordo che ce l'ho. Questo è palesemente. Cioè, vedi, questi secondo me è tipo cat content. O è roba che New Game Plus lo puoi usare. O questo è palesemente cat content a saltare. Di quella cazzo di cosa che c'era Salt and Sanctuary, il primo. Cioè che tu avevi gli idoli degli dei e li piazzavi e arrivavano quelli della gilda tua che si piazzavano sul coso. È palesemente quello perché ce n'è stato. È pieno di sti altarini in giro. Secondo me a metà dello sviluppo gli hanno detto no, fatelo così. Perché non ha senso il cambio di rotta che c'ha sta cosa. Cioè, è come se Dark Souls 1 fosse quello e Dark Souls 2 era a turni con le carte. Cioè, è proprio un'altra cosa, eh. E per carità, ha le sue cose buone e le sue cose brutte. È che proprio ogni tanto c'ha delle scelte che non comprendo, non è che non le condivido, quelle poi so. So cose che uno se la vede col gusto personale, ma cioè, veramente delle cose che faccio sì, ma perché prima è così e dopo è così? Perché mo, ok, mo l'hanno ripetuto perché, boh, per qualche motivo, ma là da solo così era quello. Ammasso dei Knappdumps. Mi è piaciuta la parte in cui io ho aperto questo e però l'aria non l'ha toccata. E quindi ho preso il danno da caduta. Succede anche al principe, ovviamente. Non sono in grado di scrivere una canzone. Sono fatto una sega e poi un segone. È morto cadendo, quindi sono contento. Erba di valle, erba di palle, erba che te la sei messa nel... Sì. No, sì, ma questo con quello, ma stiamo fuori pippando da cocainis. Ma stanno fuori? Ah, però lui me l'ha ammazzato. Ma sei in grande, sì, ti voglio bene. Questi sono rotti. Anche se sono molto interessanti come design. Io perché so facce di vecchio. Lui è forte comunque. Forte, possente, muscoloso, sessuale proprio. Abbiamo scopi praticamente. La trappola più cattiva della storia, scusa, eh. Ma quanto danno fa? È veramente bello che li distrugga così. Mi rende felice questa cosa. Che ci arrivo da sopra. Ok. Ah, ma risto qui.
Mamma, resto qui. Mi hai fatto una piccola stronzata. Sei caduto, sei caduto. Gabriele, porco Dio, che cazzo fai? Smettila di fare cazzate. Hai zero cure, stai per morire. Metti da parte l'orgoglio e vaffanculo. Che poi l'orgoglio in realtà è che non mi ricordo dove cazzo era i checkpoints. I smash the shackle. No, lui come lo combattolo? Via, 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 via. Godo. Godo sessuale. Godo. Perfetto, 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 ci sta. Time. Ah, il re, eccolo. Ma come cazzo l'ho trovato? Ma perché? Ma non c'è stato. Vabbè. Perciò questa è la selva degli antichi. Non riesco a credere che sia vero che le leggende fossero realtà. Porco Dio, bastardo. Sì, ma non è possibile. L'archierofante Anomalis mi ha autorizzato a venderti parte dei tesori regali, inquisitore. Ah, che mi vendi? Fossi intero mi abituerei a questo privilegio. Io lo faccio fuori, sto figlio di Troia. Azzo, ma so bellissime armi, però, eh. Spada lunga. Scala in forza. Però non ha poteri, fa solo danno fisico. Però è veramente figa sta roba, Cristo. E vende solo armi, non vende altro. Armi maestose di un membro della Guardia Reale, la scorta personale di Realnor. Una spada lunga d'acciaio, decorata in argento e intarsiata con una coppia di enormi gemme rosse, un tesoro del regno di Pietralltare degno d'essere brandito solo dai più temibili campioni di questa realtà. Un venerabile artefatto cerimoniale riservato alla classe sacerdotale del regno di Pietralltare. Un pesante randello decorato con un'intricata filigrana d'oro e argento, il regno di Pietralltare godeva di ricchezze oggi inimmaginabili. Ma i suoi tesori finiscono raramente nelle mani degli inquisitori. Una coppia di pugnali a lama larga sono modellati sullo stile degli artefatti rituali utilizzati in ere remote per cerimonie inenarrabili. Solo i combattenti più abili sono in grado di utilizzarli con profitto. Una falce affilata come un rasoio è decorata con un osso benedetto. Nei tempi antichi tutti consideravano le pubbliche esecuzioni come l'espiazione di una colpa, condannati compresi. La cultura è cambiata, ma i resti dei giustiziati si ritrovano ancora in reliquie consacrate come questa. Frecce, ma me ne potevi dare un paio all'inizio senza fare tutta sta roba? Cioè, ci conosciamo da tanto ormai. Letteralmente da metà della nostra vita, cioè, voglio dire. Potevi darmele subito invece di farmele dare dal tuo schiavo, eh? Però vabbè. Diciamo che mi hai fatto il pezzo. Fa ciò che devi. Poi non mi sta simpatico sto tizio. Cioè. Qua tocca usare tutti i socks. Ora capisco a che servono i soldi. Un usa tutto era una roba troppo complicata da programmare. Compra, brutto coglione. Peccato che non ho soldi per quest'altra, perché la spada lunga la volevo. Peccato che non c'ha poteri però, cioè la mia c'ha potere di cagare sedie e questo è un fancazzo. Grazie per aver trovato il modo di raggiungerci, Brollo. Tutto sembra puntare alla torre centrale. Dovrei scalarla e affrontare qualunque cosa contenga. Se ripenso a quant'era prospero Pietralltare, almeno per qualche tempo, il Realnor non ha colpe. Ma non è un tempo, il Realnor non ha colpe. Ma la magia non fa che diffondersi come una piaga. Era la campionessa non lo sa ancora, ma il regno di Pietralltare è caduto. Potremmo ricostruire, ma non prima di aver spazzato via questa magia. Completa la missione regale e intravedi un barlume della tua vera. Mo' leggiamo anche l'achievement. Con tutto quello che hai fatto per l'Inquisizione è solo eco che ti restituisca il favore. Bevi questo elisir, ti svelerà la verità. What? Spero che Rearnold possa riposare. La fine è vicina. Spero che Refresh possa riposare. Scusa, ho letto male. Aspetta, fammi un attimo leggere la cima. Scusa, ma che cazzo vuol dire? Completa la tua missione regale e intravedi un barlume della tua vera natura. Ok. Non è un oggetto chiave, consumabile.
Un elisir ricevuto dall'archierofante Anomalis ha detto che ti avrebbe rivelato la verità. Cosa intendeva? Non lo so. Mi chiamano con diversi nomi. Ah, è tipo il Papa che sceglie un nome diverso, ok. Allora, parliamo con te, Fresh. Vediamo che hai da dire. Io odio gli dei. Ok. Ma forse è tipo una roba tipo alla Elder Scroll. Cioè che la bevo, sto elisir, c'ho una visione. Appropriato, sì. L'ho bevuto. Forse ci stanno tipo tre finali. Buono, cattivo. E poi c'è il true ending bevendo questo coso, facendo il boss finale. O forse ho perso il true ending perché ho bevuto sto coso. Vabbè, io però l'ho bevuto. Quindi... Inquisitore Brolo, se mai volessi nascondere la verità ai tuoi occhi, bevi questa pozione. L'ignoranza porta pace. Ah, vedi? Cioè, praticamente io posso bere per vedere la verità. E questo invece me la toglie. Quindi true ending, non true ending. Molto figa sta cosa, comunque. Oh. Beh, cioè, ma ti sei fatto un regno con i fiocchi qui. A me queste cose mi attizzano parecchio, però, eh. Ok, no, andiamo su, immagino. Questa è la cittadella celeste, non c'entra un cazzo con la torre che diceva quello, mi sa. Quanto mi ha rotto il cazzo sto tizio, senza senso. Zatterone ha fatto partire FIFA 2024. Perfetto. Ok, adesso dobbiamo salire. Ah, perché io qua non l'avevo visto all'inizio, era per questo, ok. Dobbiamo risalire e andare lì dove c'era tutto il gancio. Cioè, comunque mi stavo per perdere il true ending dietro sta cosa. Ah, però sta cosa è una figata, cioè, come cazzo la vuoi mettere, la vuoi mettere. È stato il momento castello di Dranglic questo. Ma non bello come il castello di Dranglic, ovviamente. Devo mettere il castello di Dranglic con la cittadella celeste di sti quattro coglioni qua. Ma fa la fine, ma sta scarsando, spero. Io dormo nella stazione. Chiusa. Pazzo, qua mi servirà tipo un qualcosa di assurdo per aprirlo allora. Potevo salire qua, eh? Ero io che sto tornato indietro, mi sembra. La finiamo di spaccarmi lo scroto, per favore? Chiedo per un amico. Quindi là c'è una porta che me la devo ricordare. Non c'è sta un cazzo. Piccate. Piccate due volte. Sali e ignora. Dante diceva: non ti curare di loro, ma guarda e passa. Ovviamente evitiamo di commentare quello che è appena successo perché... Ma ti vuoi levare dai coglioni, per favore, dai coglioni di levare. Si è levato dal cazzo.
Ah, no, vedi, qua c'ero arrivato perché me le ricordo le trappole. Oh, shortcut Tennis. Porco due, mi sono cagato nelle mutandissime. Ok. Adesso saliamo qua. O scendo, che voglio vedere che ci sta qua sopra prima. Morchella aurea. Però è un materiale. Materiale epico. Ci sta. Però sto ordine qua non è molto buono. Vabbè. Ah, ok, ci appaiono i cazzi, ok. Allora, fammi andare prima qua giù. Voglio vedere che ci sta. Un ottimo shortcut, immagino. Ma potrei goderne di questa cosa? Ah, ottima sta cosa, scusa. Ma cazzo ho fatto a non vederla prima? Ci sta assolutamente. Poi fate questo, risali. Allora, c'è da dire che magari il level design non è intelligente come Sanctuary, però le shortcut sono fatte bene. Cioè, ricollegano tutto, non gliene è fregato un pisello. È una roba che si sono portati dietro dal primo. Perfetto, Gabriele. Cioè, c'hai proprio il pisello fuori dalle mutande, ma piccolo come una cimice. Inizia a morire. Ma sta scarsando. Ma non basta. Perché non basta? Questo fa un giro diverso. È che è palese che mi devo rigirare. È proprio super palese sta cosa. Non sono in grado di farmi un bel pippone. Ah, oh, vedi? Era proprio al limitino. Ah, ma non è che la torre è questa quella che sto scalando? Mi sto perdendo tutta la parte a destra? Da questo lato non si apre. Vabbè, nel momento in cui trovo il prossimo checkpoint serio, torno alla parte destra. Icona del pandemonio. Ma questo, sarà questo quello che intendeva con la verità? Ma che bello, un boss per aria. Sono i miei preferiti. Li adoro. Ottima mossa. Cazzo, c'ho il cancro. Sì. Questo non riesco a capire il tempismo. Ma che mossa di culo è, scusa, eh? Quarantotto. 44. Ma mi conviene questa, scusi, ne faccio due. No, cazzo, non mi aspettavo il pisello così forte. Porco due. Bello. Cazzo, comunque non lo riesco a stunnare, eh. Che poi l'arco che ho non è neanche male, però il problema è che è il primo arco di base con cui parto, quindi non c'ha molto danno. Tutto che scala pure bene, eh. Il King consiglia l'attacco speciale. Ok, fregge, lo farò. Stavo cercando un momento di...
cercando un momento che mi stava un po' più giù e c'avevo più carica. Se si abbassa, glielo faccio anche. Grande King, mi hai salvato la partita. Uccidi l'icona del pandemonio. Campione dell'aria e di tutto ciò che è celestiale. Cioè, veramente, so, danno più lore le achievement che la gioco. Perché non droppano neanche un cazzo questi? Cioè, non è che dici, sai, ah, vabbè, però ha droppato la sua anima incredible in the night. Dici, almeno mi dice, cazzi, qua con i boss non ci fai niente, a meno che non ti diano un trofeo. Essenza del cielo. Cazzo è? Una sostanza di color blu freddo, di provenienza sconosciuta, rigida e glaciale. Pure capace di alterare la sua forma in ondate simili a fremiti. Ma è tipo com'era là l'amicizia dei giganti del 2? Che cazzo è sto oggetto? Non sto capendo cosa ci devo fare. È pure importante, ma non ho trovato. Ah, la porta! La porta, quella del frammento del porta. Ho capito, ho capito. Tra l'altro è molto carino che ci sia sempre un modo per ritornare all'inizio. Di Cristo, in mano a Cristo e poi in Cristo proprio. Ok. No, ma guarda dove cazzo mi hai fatto respawnare, Aris. Ma questo is the final shortcut, scusa, eh. It's the final shortcut. Fatto apposta per farti ripartire da qui. E morire. Mi serviva lì di morire. A che dici, sai? Devo ritornare a qua perché non mi ricordo dove cazzo. Cioè, non mi ricordo come si arriva dove sono morto. Quindi, se riparto dal basso, lo troverò. Non sono in grado di farmi un melone. Meglio un gelato che un calcio nel mio coglione. Vai, ferita. Perché avevo trovato l'entrata anche a destra di sta cosa. No, vedi qua ho fatto l'errore. Ah, perché non era questo. Mori, porco Dio. Vabbè. Solite cose da videogioco da 2 lire comunque. L'ho pure ritrovato, che cazzo, sono morto. Tanto credo che da qua. No, da qua posso solo tornare dal Fresh. Però a sto punto se il re è solamente un guscio vuoto a sto punto, non sarà lui il boss finale, a meno che non fa un plot twistone della Madonna, ma ci credo abbastanza per dick. Era palese. Disturbare la mia porta. Santuario dell'imperfetto. Però mi risultava che io là potevo salire ancora di più. Santuario dell'imperfetto.
Ma non credo che sia il boss finale, ma te pare? Mi mancano ancora un paio di cacce qua. Calpesti un suolo sacro. Non dovresti essere qui, dovresti andartene. Scalerai il santuario dell'imperfetto, distruggendo tutto. Soffre in cima alla torre, la sofferenza è la loro valuta. Rifiuta di cedere un terzo, vedrai la loro vendetta divorare il mondo. Il sacrificio soffre al posto vostro. Non hanno potuto strappare il sacrificio dal suo trespolo. Finché soffre, non possono farvi soffrire al posto suo. I maghi nacquero dal loro odio, i marchiati, gli arsi di bruma, tutto conduce a questo. Cerchi di scalare il santuario dell'imperfetto, cerchi di porre fine alla sofferenza. Ma cosa comincerà al suo posto? Questo non è posto per te. Allora, quindi praticamente salire in cima troverò il boss finale, ovvero l'imperfetto. E questo imperfetto, una volta ucciso, potrò fare due cose, immagino. Sostituirmi a lui e mantenere lo status quo. O andarmene via e appare un altro tizio. Oppure, true ending, grazie alla boccetta che ho bevuto, potrei vedere qualcosa che in realtà non avrei dovuto vedere. Quindi probabilmente mi sono già segnato il finale bevendo quella cosa. Forse non bevendola c'avevo la scelta. Però onestamente non so cosa. Perché qua dice scalare. Quindi io lo devo scalare. Posso salire però. Allora, e quindi io scalando il santuario posso fare qualcosa. Probabilmente è una roba importante, altrimenti non me l'avrebbero detto di farlo. Però la domanda è quello l'obiettivo finale? Cioè cambiare lo status quo, sostituendomi a lui come Gwyn fa con la prima fiamma, per niente un'idea non copiata da Dark Souls. Però anche se fosse in quel caso, il re come fa a ritornare in vita? Cioè a ritornare in vita, a ritornare umano e a salvare il regno di Pedraltare? Cioè il mio sostituirmi a lui. Al proibito là, come cazzo si chiama? Cosa mi fa guadagnare a livello umano? A livello di obiettivo? Sai, capisci quello che intendo, quello che voglio dirti veramente nel mio cuore? Perché non sto ben comprendendo cosa dovrebbe farmi ottenere questo Ambaradons. Eh sì, via. Cioè, sicuramente qualcosa ottengo perché. Però è come dimmi, sostituisciti a Gwyn senza dimmi però che succede. Cioè, tipo, tu fallo intanto. Cioè, che poi è quello che ti dice pure sia Kram, Kath che Frampton, non è che dico di no, però. Che i serpenti sono solo dei draghi imperfetti. Porco Dio, però, la Madonna, dai. Però l'ho preso, forse mi sto sbagliando approccio. Eccolo, dovevo usare il Gianlucas approccios. Ecco, accado. King, cosa mi consigli di fare? Mi sento perso senza il tuo consiglio.
Vedi come sbaglio senza idee. Ma comunque è difficile prenderlo, eh. Ora non mi riesce più. Ma sta scassando, spero. Forse devo salire mentre già mi sposto. Mamma mia, sta scarsando, Speros. Speros Ramassotis. Ok. È che mo che ho bevuto quella cosa che mi dovrebbe far vedere? Io onestamente sto cercando di capire. Cioè, non mi dici che tutta sta strada era solo per sta caccia inutile al cazzo, alle palle, allo scroto. Quindi quest'area l'ho finita praticamente. Devo andare al santuario dell'innominato? Adesso posso passare sotto e fare il giro e vedere un attimo. Perché qua è un attimo a succhiare cazzo, eh. L'hai visto con lui? Non mi rompere mai più il cazzo. Ah sì, lo stun infinito. Perfetto. Odio tutto. Odio tutto e tutti. Odio tutto e tutti. Senza distinzione di causa e di effetto. Cioè, non me ne frega un cazzo più della vita. E mi prodo il nasino. Ah, yes. Sex. Ma cos'è sto drop qua? Sì, però, cioè, è fatta proprio male sta cosa. Non è possibile. Fate riprendere il mio scappo. Porco due, ma c'ho 44.000 anime. Ma che cazzo stai a dire? Fermi tutti. Fermi tutti. 44.000 anime stavo a fare il coglione. Ma che siamo sciocchi? Qua devo sbloccare il glifo del 5, dai. Ma che cazzo dici? Ma sta fuori dai capoccia, Gabriele. Ma che cazzo fai? Vediamo che dice lei. Ah, forse la cosa è questa. Cioè, forse la realtà è che tu credi di vedere la cura senza la pozione. Forse il rito per renderti un magivoro, semplicemente l'unica cosa che fa è, oltre a darti il potere di non morire, il potere di essere controllato, diciamo, da quello che vuoi. Cioè, forse ti levano alcune cose dalla vista con quella pozione. E però lei infatti continua a dire che serve, troverai la cura per il re, quando in realtà si è capito che il re è morto da tempo. Quindi in realtà tu non trovi una cura per il re, ma trovi un modo di ottenere un potere o comunque di resettare le cose. Potrebbe essere. Mi starebbe anche bene, cioè nel senso. Però c'è da dire che scopava molto di più il finale del primo, onestamente, se vogliamo metterla così. E se il finale sarà questo che dico io. Perché a finale del primo diventi letteralmente un dio, ti viene data la scelta, vuoi diventare un dio o vuoi essere coglione? E tu gli dici, no, però guarda, cioè, sta un amico mio mi ha detto che qua fate le bippe col culo. E ti fa, no, sta scarsando, spero. Ora potrò usare l'attacco di questo. Ora, cosa voglia dire quel cazzo di... Cioè, cosa vuol dire questo? Cos'è quest'icona? Cioè, ma sta scarsando, spero. Però è Jessie Urso fighe alla fine. Sicuramente ci sarà. Oddio, forse la devo usare sta Jessie. Può essere.
Come la smette di usare? Porco Dio, basta. Non so cosa ho premuto per fargli smettere di fare sta cosa, perché non stava smettendo. Allora, andiamo a vedere se posso potenziare il pisello. Posso. Perché qua manca un blocco di Vacuopirium. E queste reali, onestamente... Perché questa toglie... Cioè questa paradossalmente... Cioè è scarsa. E parecchio. Per questo mi chiamano vecchio. Solo che... Cioè è meglio la mia? Ammasso di Cinebrium. Cinerpyrium. Chiedi a Zagel, il trasforgiatore, di migliorare un oggetto da equipaggiamento da inquisitore fino al livello massimo. Ah, ok, quindi... Ok. E invece l'arco... l'arco è un blocco, lo sa di tutti i blocchi, cazzo. Ah, quindi in realtà stava al massimo pure l'arco. Se mi fossi potuto fare un arco con tutti sti cazzo di... Cioè, l'unico che mi dà un arco è quello di fuoco. Oh no, aspetta, era lui. Ma questa è una verga di invocazione, non è un arco. Al massimo è un arco. Viva la droga. Sono un bad boys. Sono proprio tutto il film, so. Bad boys, sucking on your balls. Ho altri trofei nuovi, però, no. Me ne mancano almeno tre, se non due. Se non 4 anche, diciamo. Perché quel tizio dei fulmini che continua a girare là lo devo far fuori. È inutile fare finta di no. Dovrebbe farlo fuori e vedere cosa succede se prendo il suo trofeo. Quanto di danno faccio adesso? 70. Qua stiamo parlando di un danno considerevole. Bisciottare nemici è sex, se posso dire. Però andiamo a rifare il giro da sotto perché non mi ricordo la strada. Che poi l'ho fatto ieri, ma è possibile che non me lo ricordo? C'ho la memoria di un canarino che sta per morire comunque. Non sono in grado di farmi un bel segone. Oh, però questo non leverà mai di più. Vabbè, 14. Cioè, diciamo che è buono, ma non così buono, mi sembra. Questa è buona perché c'ho questo. Torrente di Arcanum Vitae. Alimentata dall'Arcanum Vitae. Fa tipo veleno. Che cazzo fa? È veleno, praticamente. Cioè, l'effetto è veleno, ma non è veleno la sostanza. Che poi, ok, che c'ha quell'attacco pesante diverso, ma l'attacco in caduta è sempre questo. Io devo spaccare tutto, però. 105? E perché a lui 105? Ah, perché c'ho quello che aumenta l'attacco quando sto morendo. Questo l'ho fatto fuori. Devo dire, si fa apprezzare, eh. Certo, l'ondata quella di ombra è più figa, però. È una dual, se vedo che sono troppo lento io lo metto dentro. Non sono in grado di farmi una bella sega. Anche perché non penso che posso farla in live su Twitch. In live su Twitch. Ok, però avvelena all'istante, quindi diciamo che è buona. So che era meglio un baffino, se posso dire.
mai più, eh. Bello riflesso, però. A me ste cazzate mi piacciono. Non ci posso fare niente. Ma chi sei, you? Ma sei un magos? Stai posonato, mi sa, amico mio. Ma lo sai che mi sa che lui l'avevo lisciato? Aspetta, ma lui non lo vedo perché c'è? O perché ho bevuto la cosa? La rolla. Non lo riesco a prendo. Cos'era sta mossa di merda? Dai, ma che è sta cazzata di sto range? Cioè, a me ste cazzate mi danno fastidio, però, eh. Vedi, non hai il tempo neanche di farti una sega. Niente. Bastardo sei. Oh, a me la fai a tua nonna, figlio di puttana. No, sì, ma che cazzo era sta cosa? Che palle il tracking! Eliminatelo dai giochi, avete rotti i coglioni! Mannaggia Dio il tracking, oh! Ma io nel 2024 dovevo vedere il tracking. Ok, questo esce nel 2022, ma ripeto, ma non ha senso lo stesso, dai. Cioè, comunque io facevo 45, forse facevo di più con questa. Probabilmente facevo uguale, però. Ecco, lui me leva 83 solo esistendo, cioè. Sì, ma lui me leva 81, sì. Qua ho toppato il pisello. Ma cos'era? Oh, figa questa. Oh, io pure se lo ammazzo. Ma poi con questa arma mi fa mosse diverse. Ti vedi come fa? Bello il traghettino finale, ci stava. No, no. T'ho salvato all'ultimo qua, eh. Ma dov'è? Preferito. Ho veramente un danno che non ha senso sto tizio. E sono mezzo sicuro che se lo ammazzo o me dà niente, che è molto probabile,
Pomme da tipo trofeo, forse. Solo che veramente, cioè, non vale la pena mai. Ripeto, alcuni nemici li devono un attimo rivedere, eh. Cioè, l'avrebbero dovuto rivedere perché ormai. Non è possibile che ti colpiscono che già stai alla fine dell'animazione e te stunnano, cioè. Follia. Ma neanche gli fanno un cazzo di. Un po' sculato che ha stornato, eh. Perfetto. Oh, sai che è entrato? Eh sì, è entrato. Ho visto si è illuminato strano. Ottimo lavoro. Ho fatto tre mosse e non mi è entrata una. Let's fucking. Però è un peccato che non hai finestre quando fa queste cose. Come ho fatto a non prendermi? Sono le manine. Non so se gli è finito. Cosa desidera. Ok, è rientrato però. Ma secondo me sto tizio non c'era ieri, eh. È l'unica cosa, se non si spiega. Poi se la smettete, fa sta mossa e levarsi dal cazzo. Sarebbe anche male. Ma davvero non si è girato? Comunque a volte premo ma non attacca. Pure la stamina ce l'avevo controllato, sono andato con gli occhi. Guardato sia con gli occhi che col cuore. Mamma mia, oh. Ok, ha droppato la lastra praticamente, però vai a fare nel culo. Ah sì, ma mi ha dato 45k o sbaglio? Porco Giuda, porco. Era un boss senza la barra. Questa, dai. Scusa, ma se c'ho il rimbalzo, eh. Perché in realtà mi sa che l'attacco in corsa è uguale. Abbastanza sicuro che non ci fosse uno qui ieri. Però lui sì. Lui c'era e è pieno. Eh no, però non puoi farmi questo. Perfetto, abbiamo detto proprio. Fai questo invece. Dove sta a perdere? Perché il rumore è quello del Velenis. Peccato che ci voglia un botto per caricarla e poi non fa un cazzo di danno sta cosa. Cioè, nel senso, questa mossa qua. Ok che avvelena. Però non fa danno, cioè comunque ci vuole molta energia per caricarne uno. Sa che mi è stato. Secondo me si può dire, mi è stato fatto un pezzo qui. Vedi, qua c'era il penis.
Idolo prediletto. Sì, riposo e scorte fino al Mollis. Credo andare a livello E. Però aspetta, faccio il giro così mi ricordo che ho fatto il giro. Preferita. Vabbè, Erinatos. Ah, questo era quello nominato. Grado. Divora l'Augustus Rime. Tizio fatto di cazzo. Che non è lui, però. Questo è quello fatto di Beatrice. L'evoca queste. Ok, lo voglio fare. Grazie, fantastico. Tanto credo che questi qua evocati hanno un moveset diverso, oltre che 4 piotte di vita. Allucinante il numero di vita c'aveva. Quindi questi hanno un moveset che si accucciano. Infatti dicevo, ma scusa, ma quelli non lo fanno e questo sì. Ma qui mi è stato davvero fornito allora. Cioè, tipo lui che cazzo è, mo? No, è un mimic. Ok. Blocco di Muscoparium. Ma dove cazzo sto? No, non rompermi il cazzo. Aspetta, ma qua non sto all'entrata. Ah, ok. Onestamente non ricordo se ci fossero qualche differenza. Forse ste lettere, ma. Queste lettere le vedevo pure prima se dovevo inseguire il fantasma. Che poi è il mago, vabbè, il fantasma. Into the open we said, in this all over again. No, grande, Katisha Winchester ha iniziato a seguirmi. Bellissimo. Ma qua si vola, raga. Però il danno lo prendi, eh. Stava a me la Bibbia. Ma tu davvero sei venuto a menarmi? Soprattutto c'era il mago un culino davanti a te. Ah, lui era il verme sborrino. Dito tatuato. Quindi sto verme dell'ora era un coglione se tatuato le dita. Aspetta.
Poi rilascia piscio, ma che è? Alcuni di questi nemici sono veramente troppo forti per quello che poi danno e sono, cioè. Che cazzo di problema avete? Potevo avvelenarlo. Solo che mi sa che il Bibbiomante, io l'avevo già ammazzato senza avere però il... Ho fatto la cazzata però, eh. Return away. Vabbè, vorrà farsi tipo arena dove stava quel coso di prima. Ma poi il veleno d'entrata, fa come cazzo te pare. Ma che vuol dire sto schifo? Cioè comunque ne lisci uno, te me ne hanno 18. Tanto dovrebbe essere molto debole a questo, no? Perfetto, non te gira mai più, te preoccupare. Sì, ma fa danno anche mentre prendi gli oggetti, bro, ma non ha... Ma con tutto il rispetto che sto smettendo di avere per voi, però, eh. Poi il danno che fai, ma sparati. Mori! Ma quanta cazzo di vita ha sto coso? Almeno a lui, grande. Ma è entrato il veleno? E che ne so, mi ha shottato mentre non si vedeva niente. Ci sta. Folle pazzo solo, perfetto. Ma i giocatori che lasciano sti messaggi, no? Cioè, penso ad essere tipo enigmatici, tipo oddio, sì. Proprio un mysterious boy o capiscono di essere tizi sudati con la neckbeard e il fedora? Perché è l'unica cosa che mi spiego, perché se non stai lì e ruoli la cacata su Salt and Sanctuary, veramente Salt and Sacrifice. It is all over our head. Ok, gli è entrato il veleno però, eh. Ma io ne farei spawnare un po' di più. Ma bellissimo il moveset suo, però. Oddio, però il danno che fa. Oddio, 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 le sono morto, non ci ho pensato. Mi fai riprendere le mie anime, Dio cane? C'avevo 74.000 cazzi. Avevo 74.000 cazzi. Se devo morire, devo morire qua. Ok. Cazzo, sono ancora più nervoso perché ci stanno 76.000 anime da parte. Cioè, 40.000 mi avevano dato un colpo duro all'orgoglio, ma 70.000 passa, zi, stiro. Cioè, non posso sopportare un'onta del genere. 76.000 anime sono tante.
Ma poi più che altro, ma la smette di evocare i tizi che hanno il quadruplo della vita dei nemici della zona? Cioè, secondo me non è un buon modo, se poi è lo stesso nemico, tra l'altro. Uno ci sta più quel tizio. No, sì, sta mossa fa schifo proprio comunque. Cioè, ma fa schifo sta cosa. Sì, ma che cazzo è? Fa veramente cacare sta mossa. Oh, ma che cazzo l'ha pensata? Ma devi fare molto meno danno. Io capisco che sia una cosa opzionale, ma Cristo di Dio. Ma se ogni mossa che mi fa rischio la vita per one shot, ma fai a fare nel buco del culo pure, eh. Ma se me lo porto fino a là, lui me ne era lui. Ho devastato. Aspetta. No, no, it's our boss fight now. Posso neanche andare a ricosarle le anime. Sennò mi devo rifare tutto il giro della caccia. Cioè, o perlomeno comunque dovevano fare in modo che non poteva fare contemporaneamente sia... Questa faceva schifo de cosa comunque, eh. Faceva veramente schifo, porco Dio. L'ha evocato lui e me l'ha buttato contro e se poi gli ha menato lo stesso. Cioè, sta roba mi fa cacare proprio. Cioè, non ha senso, ma che cazzo di minion è? A parte il fatto che boss fight con i minion mi fai cacare, proprio a prescindere da quello che sei e la persona che pensi di essere. No, tra l'altro è lì, lì dove era lui. Ok. Ma dai cazzo li devo evitare secondo lui. Cioè guarda, non finisce più. E qua mi sono salvato per qualche motivo. Cioè pure sta cosa, ho rollato prima, stavo da un'altra parte. Devi aver sentito di, capito? Tipo un amico suo che hai rosicato. Ma poi che torna a fa umano? Ogni tanto ci penso. Perché non c'ha manco tutta sta vita, capito? Però c'ha ste mosse de merda. Cioè è una pippa, capito? Ma nel momento in cui ti piega una rotellinata, sì, è finita. Perfetto. Poi ti piega tutte le volte, è assurdo. Bom, 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 bom. E te più uguale. Rolla. Anzi, è una follia. Non ha senso. Non ha veramente senso e fa schifo sta cosa. Muori, per favore. Muori. Hai rotto il cazzo. Mamma mia, che pisciata di cosa, oh. Questo era uno dei peggiori dei maghi. Divora l'Augustus Rhyme. Per forza, che cazzo devo fare? Io lo lascio così. Dimmi un po', l'Augustus. Cosa vogliamo parlare io e te? Io cercavo conoscenza e null'altro. E conoscenza ho trovato. Risme e risme di preziosi trattati esoterici, annali di potenti dinastie del lontano passato, divini glifi e proibiti. Dimmi dunque, inquisitore, credi di avermi ucciso? Vorresti dire che non è così? Hai ucciso la mia incarnazione, certo, ma noi non siamo altro che le parole che ci descrivono. Le parole che raccontano la mia storia sono scritte in tomi e pergamene in ogni angolo di questa realtà. Quale lettore curioso incapperà nella mia storia? Se ispirerò anche un solo accolito a seguire le mie orme, avrò sconfitto la morte. La mia eredità è... La mia eredità è... Oh! L'inchiostro si dilava a chiazze. Ok. E l'Augustus Rime è stato Schiopedes. Tu puoi rimanere anche lì a fare la spesa per quanto mi riguarda. Qua che c'è stava? It is all over ahead.
Un checkpoint che ci piace sempre ricordare di aver usato. Anche se poi in realtà magari muore in parente alla Madonna. In effetti potevo prenderlo. Perché se ho fatto bene il giro, onestamente, parlorla. Mi sta più che bene andare a livellare con 100.000 anime, capisci? Specialmente se questo non si leva dai coglioni. It is all over again. Mi fanno pure un favore perché droppano materiali buoni, quindi no, vedi, qua c'ero arrivato. Ok, allora devo andare qua. Eh sì, vedi, perché avevo sbloccato le palle, però il pisello non l'avevo messo bene. Andiamo a livellare, che 100k gli lascio per cazzo. It's all over again. Ah, mo c'ho soldi per comprarmi l'altra arma comunque. Cinque bei livellozzi. E cosa abbiamo che potrebbe interessarmi? Vabbè, armatura leggera classe 5, ci sta. Vitalità non mi frega un cazzo, però resistenza nemmeno. Ah, forse la spada lunga lì allo 5 dovevo puntare. Cazzo, vabbè. Vabbè, me li tengo. Mi ritengo, lo faccio dopo. Perfetto, arma al massimo. Certo, se ci avessero messo un più come a Salt and Sanctuary, non ho capito perché non ci mettono il più, però vabbè. Che era la roba del Pretes, della carta là. Cazzo sarà un libro? Ah no, però aspetta, io l'avevo già scoppiato questo. Però non col nome. Mi manca quel tizio lì. Il 7 è carino comunque. Mi manca quel tizio lì. È comunque meglio il mio, sta a vedere. Manca quel tizio lì fatto dei fulminetti. È un peccato, cazzo. Vabbè, ma lo trovo. Ti pare che non lo trovo. It is all over. Ora possiamo andare a destra e vedere che cazzo c'è. Non da qui però. Da là salgo al santuario. Vabbè, però volete che io ammazzo? Cioè, nel senso ditelo. Vabbè, l'ammazzo, cioè, io vi devasto. Volete proprio che io vi pio e vi scopo? Non ce n'è. Che ieri ero arrivato qua, però ho detto, boh, non so se mi conviene. Forse perché servivano pure due maghi qua a sta porta. Tempio dei Tizzoni. Mazzo, prima fiamma incoming, eh? Ah, vabbè, ma è tipo lo stesso tempio di quell'altra parte, la cittadella celeste, ma di fuoco invece che di piscio. Ah,
Ma che è? Oh? Ma c'è un tizio con una sedia a mano. I nemici qua sono belli. Oh. Ah, questa è la versione tumore in culo di quell'altro. Vabbè, c'hai un range e un moveset e fanno schifo alla madonna troia, però, eh. Ma che è sto schifo? Ma che era sto schifo? Sì, è veramente una merda sta cosa, scusa, ma che cos'è? Ma è tipo l'attacco insanguinante dei Morg, porca madonna. Che è impossibile da parare perché... Perché sì, amico mio. Che è quella la fine della spiegazione. Oh no. Due. Tre. E giuro, sto attacco dopo che ho attaccato io mi fa venire il cancro. Porco Dio, che merda. Porco e Gesù Cristo. Continua a vedere. Aspetto. Niente riesco a piare però. Per Bovis. Ma che stronzata, me l'ho scordato. Bravo, salta, salta, figlio di troia. È stato molto interessante prenderlo a destrozzi sulla capozia. No. Questo fa cagare proprio. Cioè, da distruggere nel mondo proprio. Ah, shortcut qua. Allora via. Cioè, che peso in culo, scusa, eh. Tutto rispetto. Vi dovete levare dal cazzo, però. Non mi potete via così a merda. Perfetto, ho fatto cazzare. Salire perché occupano spazio. Cioè, follia. Oh, e basta. Oh, ma rompono il cazzo comunque. Ma basta spammare, Cristo di Dio, schifoso. E dallo spam che fa. Oh, però ha droppato Bono. Ha droppato Bono. Ma cazzo parlo? Non so neanche che cazzo ha raccolto, perché non l'ho visto. No, sì, devi crepare, porco. Non ho potuto fare un Cristo. Ma che è sta merda, Dio cani? Mamma mia, è assurdo sto gioco. Picchi del cazzo e bassi come l'inferno, Cristo della Madonna. Porca Madonna, che gioco del Cristo del culo. Porco Dio. Ma come cazzo, cioè ma come è passato il playtest sto gioco? Cioè, perché chi l'ha giocato se deve essere reso conto a una certa che ha detto... Ma io ho giocato pure il primo, ma fa mezzo cagare questo.
Cioè, ok che i playtester controllano i bug e se funziona tutto, Ma gliel'avranno detto, boh, sì, ma mezzo che non è bello giocarlo. Per me è follia, sì. Perché ok, è il gusto personale, ma qua ci stanno proprio delle cose sbagliate e basta. Cioè, tipo questi sono impossibili da stargli sotto. Questi se... porco Dio, guarda, è veramente assurda questa cosa. Cioè, guarda che tu muori. A parte poi quando muoiono vanno verso destra, non ho capito perché, però ok. Dai, per favore. E poi prima qua ho sbagliato perché ho rollato, non so per quale motivo. No, se questo, cioè, vedi, io sta roba non l'accetto. Sto salendo le scale, ma perché hanno fatto in modo che posso prendere danno mentre salgo le scale? O il board o quello che cazzo è. Sta cosa fa cagare, sì, è inutile che ci giri intorno come ti pare. Va bene, vuoi morire o vuoi spammare ancora un pochino? Grazie. Più che altro mi dispiace perché il primo era davvero bello. Cioè, mi dispiace vederlo ridotto così. Perché è Laura che non so onestamente a che cazzo serve, però. Oh shit. Ah, vabbè, questo è quello draconico. Stai bene lì, dove stai? Pensati. Boccio, ma... ah, cazzo, non ho potenziato le palle. Ma dove porto tutta sta roba? Ok, questo è lo shortcut per l'inizio dell'area. Ma questo? Mazzo, un'altra porta... Cioè, quindi posso scegliere il l'entrata al santuario? Per qualche motivo ce ne stanno due. Molto interessante sta cosa, no? No, porco Gesù. Salamoia del cazzo di Cristo. Vabbè, fammi fuori. Bro, m'hanno shottato, m'hanno. Ma mi hanno shottato. Raga, ma è illegale quanto cazzo è brutta sta cosa. Cioè, ma quando cazzo capiranno questi che non è bello se mi shotta qualsiasi cosa? Cioè, è già una cosa che fatica a capire Miyazaki e comunque... sembrerebbe averla capita, perlomeno nelle ultime opere ha fatto sì che non è che te shottano, però fastidio ai coglioni te lo danno sempre, perché siamo matti. Allora, o scendi o non mi pi. Vabbè, comunque c'è, la visuale fa cacare di questo arco di merda, Ma poi non muore, ma che c'hai? Cioè, questi poi l'hanno fatto in modo che ti devi fermare e menaglie per forza. Cioè, è allucinante sta storia. Ma si è girato secondo te il porco oddio di personaggio ritardato? Ovviamente no. E ci fa volare questa cosa, no? Nel cielo più blu. Almeno ho aperto lo shortcut. Che non puoi raggiungere se non ti fermi comunque almeno a quelli. Cioè, non so, non apprezzo molto sta cosa. Che ti impuntano e ti bloccano. Cioè, mi fa cagare come meccanica. Almeno sto shortcut è buono. Cioè, che devo fare? Cioè, tesoro pure in coglione, so che scavo di sotto, Però se non salta non gli posso fare niente, cioè non mi ha saltato.
sì, è follia. Poi mi fa cadere pure di sotto. Ah no, vedi, mi ha buttato solo di qua. Gentilissimo. Follia che non si leva dai coglioni sto tizio comunque. Andate qua, fammi vedere che ci sta di qua. Vedi la sua insolenza. Urna del pericolo. Ma questo me ne frega un cazzo. Ma pure scoppiava per quanto mi riguarda, non mi interessa. Anche perché l'altra apertura l'ho già aperta, quindi. Ah, qua c'è un boss però. Oh. Si gode? Oddio, probabilmente no. Il verme che non muore mai. Ma che cazzo c'entra Luca Petemo dentro la Salt and Sacrifice? Ottimo moveset. Porco dio. No, in realtà è figo il moveset. I danni sembrano pure abbastanza. Cioè, so inculati, eh. Però se non levasti Geyser the Bishop non posso farci niente. E tipo, perché dovrebbe prendere fuoco a terra, scusa, eh? Insomma, questo è un bel boss, porca puttana. Cioè, i danni pure sembrano mezzi giusti. Ok, che spara fiamme e spacca un po' i coglioni, ma... il geyserozzolo. Non l'ho visto bene. Sì, mi sembra molto più giusto questo che quel nemico del cazzo di prima, comunque. E quello era il nemico base e questo è il boss. Pure il design è interessante, chissà, Delor forse c'ha le palle verdi. Vedi, qua ha fatto la cancellata. Ah, vedi? Ecco perché non me l'aveva preso prima. E Dio, cani, però. Cioè, è 30 volte più giusto questo qui che... Che quel tizio di prima che agita qua, minchia, de cazzo del bastone della minchia. Cioè, com'è possibile che un boss sia più giusto di un nemico normale? Ma dove cazzo? Ma perché? Non ho capito bene qual è il trigger del danno a terra, quello che brucia tutto, però. Ah, forse lo devo interromperlo? Se lo interrompo quando fa il simbolo non lo fa? Probabile. Vediamo se è interrotto, non l'ha fatto. Ho fatto la cosa, il simbolo, il pure il geyser però rompe il cazzo, si può dire? Viene sopra. C'è neanche troppa vita. Oddio, forse in realtà la cosa è che mi sono potenziato molto più di quanto dovrei. Perché l'unico momento in cui il gioco è veramente difficile è quando sono sbagliato i boss, quindi cioè. Non sono riuscito, papà. Via, togliete. Sei torto però. Almeno l'ho avvelenellos. E non ho visto il geyser a destra perché era fuori schermo, ovviamente. Ottimo lavoro. Vedi, purtroppo non, sono casuali l'ordine di sti cosi. Qua mi scordi dove andare dietro. Qua mi piace per forza, come faccio? Qua vabbè mi sono fatto prendere. Qua non, non era voluto però, Ok,
Carino, dai, ci può stare. Uccidi il verme che non muore mai. Campione del fuoco e di tutto ciò che è ctonio. È scritto ctonio, quindi onestamente non so cosa sia il ctonio. Sarà una roba gay, non lo so onestamente. Essenza del fuoco, ok. Chiave ottenutis. Solo sono rimasto con una cura sola, però. Oh, impossibile girarsi comunque in 2D, dio merda, eh? Ma veramente il piscio? E cosa ho ottenuto? Ah, che posso andare lì. Figo. Era il penis. Blocco dei flammibirium. Però il problema qui... E c'era una cosa verso sinistra che non ho visto. Ma non mi ha visto il coglione. Blocco di sale. Ah, lo Sharkens. Questo sarà inappellato però. Erbibliomantibus inappellatorox. Sono cula a pecora tra l'altro. Ok, quindi io posso andare sopra. No, non mi interessa perché devo andare sotto. No, però aspetta, no, non entro ancora adesso, aspetta. C'era una scala tipo. Il design di questo qua è pure figo, è la mossa che è un po'... un po' borderline. Borderline. Cioè borderline nel senso che è fatta col pisello, quello intendo. Perché il design è figo, il tizio volante, c'è cioè il tizio sulla sedia che poi diventi te, è pure carina come cosa. Cerco di essere positivo, altrimenti mi devo sparare nel culo. Mazzo, qua sono i pergamenis, eh? Ok. Ah, ho finito tutte e due le torri allora. Ok. Andiamo a aprire il penis. Che però devo aprire da qua, mi sembra. Questo sistema di specchi e leve è veramente figo. It is all over. Dovrebbe essere qua, eh? Ma mi sparisce dall'inventario? No. Santuario. Ah, l'imperfetto. Perché mi viene rinnegato? Ah, perché sotto c'era il tizio. Che mo non c'è più. E qua c'è il falò iniziale. Allora andiamo a farci l'ultimo livello, immagino. Penso che siamo vicini alla fine comunque. Cioè, non è possibile. Cioè, stiamo a 18 ore. Cioè, voglio dire. Secondo me stiamo verso la fine. Secondo me domani è finito. 100%. Non è possibile altrimenti. Ovviamente per domani è finito, ragazzi. Intendo per noi che siamo in live. Per voi che siete sul VOD, venite in live, che vedo di. Avete meno capelli di me se non venite in live. Anzi, cioè. È difficile, eh. E vedi il livellino che serviva. Abbiamo fatto bene a mettercelo nel culo. Perché era qui che ti volevo vicino a me. Quel cazzo in fuori, pipipipipipipi. Però ho doppato abbastanza materiali, forse riesco a potenziare un'altra cosa. Non lui. Ah, in realtà... Ah,
Ah, ma io stavo al più 9 con questa. Damn. Oh, damn. Dovrei usare il flagello delle reti, che è un'arma veramente figa, cazzo. Questa qua, spada lunga della forza. Vortice esplosivo. C'ha solo vortice esplosivo, però. Questa de danno parte a 44,5. Mentre la mia c'ha 51. Però può darsi che tolga poco perché c'ha il veleno. Quindi la miglioriamo. 51 c'ha la mia. Porca troia, ma è così forte che l'ho potenziata già. Allora aspetta. Perché l'avevo già potenziata, sono un coglione pelatissimo. Ah, ma ti fa vedere con il simbolo se sta al massimo. Ok, quindi sta al 3 rune, so che stanno vicino al massimo. Tipo questa dovrebbe stare al 9. Ok. Per sbaglio ho potenziato pure questa, vabbè. Sti cazzi. Bro, ma leva tipo molto di più. E scala meglio. Solo che c'ho vortice del... Ma quanto cazzo è figa, scusa. Ma questa è scopa sesso, eh. Quella avvelenava, ma questa con questo attacco secondo me fa anal. Sono super soddisfatto. Bestemmie a parte. E noi l'abbiamo trovato. Quella quest l'ho finita lì. Ragazzi, noi ci vediamo domani. E lo finiamo? Speriamo, perché... non dico che ha rotto il cazzo, però si sta prolungando un po' troppo. Ciao!